È il giorno dell'annuncio ufficiale, anche se si era già capito, della candidatura a sindaco di Edi Bandiera dopo la rottura, lo strappo con il centrodestra. Sì, oggi presentiamo ufficialmente la mia candidatura che parte subito con tre ottime liste. L'UDC, egregiamente guidato dal coordinatore avvocato Pierluigi Chimirri, la lista Salviamo Siracusa e la lista di Edi Bandiera sindaco. Una candidatura che ha una serie di motivazioni assolutamente importanti. La prima non poteva che essere il mio amore, il nostro amore per la città di Siracusa. Amore che mai mi avrebbe consentito, in chiave politica e partitica, di accettare qualsiasi forma di normale e annunciata compensazione politica per Edi, che fa il bravo ragazzo, fa un passo indietro e fa il bravo dirigente e uomo di partito. Siracusa non può essere oggetto di compensazione, non guardo a vicende personali, avrei potuto fare qualcosa appunto di più comodo, ma non era questo il tema. Un altro motivo è il forte consenso popolare della pubblica opinione che ho sempre sentito attorno a me. In questi anni, ad ogni passo in città, c'è sempre stato una cittadina o un cittadino che mi ha chiesto e che ha auspicato e che ha caldeggiato questo tipo di impegno. E poi delle valutazioni di carattere politico-elettorale. Il centrodestra in questo momento in città non c'è, è glaciale, non tiepido. Non ho sentito una dichiarazione di gioia, di acclamazione per il candidato prescelto, l'amico Messina, che è una candidatura che io assolutamente rispetto, ma che non potevo condividere proprio per quello che dice lo stesso Messina, che è una candidatura che è stata scelta dal deputato neanche siracusano, fra l'altro. Edi Bandiera ha una storia in Forza Italia, ho scelto di autosospendermi, non di andarmene, proprio a tutela del partito, del mio partito, per evitare equivoci, imbarazzi, sovrapposizioni. Ma Edi Bandiera in questa città è stato il consigliere comunale più votato in assoluto della città, ha fatto per 5 anni il presidente del consiglio comunale, dicono bene, è stato deputato regionale, è stato l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca più longevo da non deputato della storia della regione siciliana. Edi Bandiera ha gestito oltre 2 miliardi di euro. Nessuno mai potrà venire a dire che di questi 2 miliardi per errore o in malafede un centesimo gli è rimasto tra le mani. E siccome questa è una città che ha potenzialità enormi e sta passando il treno della nuova programmazione comunitaria, da un lato il PNRR, ma il nuovo settennio 21-28 di miliardi di euro comunitari, beh, le altre candidature sono rappresentate tutte da ottime persone, tutte, da destra a sinistra, passando per quelle che eventualmente ancora si proporranno. Ma mi permetto di dire con umiltà che nessuno ha questo tipo di struttura dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista esperienziale. E allora, se dobbiamo fare di Siracusa la città che è in linea con le enormi potenzialità e che è in linea con la propria gloriosa storia, dobbiamo fare un salto in avanti, dobbiamo affidarla a una persona che ha dimostrato alcune, non tutte, ma alcune sicuramente qualità e capacità, e poi lavorare subito a una squadra che possa appunto agganciare queste opportunità e fare di Siracusa ciò che si è perso a fare da troppi anni.